buonasera a tutti. Posso chiedervi una cosa che mi sono dimenticato di dirvi oggi, ma che è particolarmente bella? Magari non vi intrigherà come altro, ma oggi è accaduta una cosa straordinaria alla Camera e riguarda una legge che è stata approvata in prima lettura, della legge contro lo spreco alimentare. È la legge contro lo spreco di farmaci, contro lo spreco di cibo, una legge che porta la prima firma di Maria Chiara Gadda, una deputata del PD, ma una legge che ha visto un consenso molto ampio in Parlamento. Ovviamente dovrà andare al Senato, quindi ancora c'è un pezzo di strada da fare, però è l'immagine della politica bella, quella che fa le cose, e quindi siamo contenti. C'è un accordo? Si è discusso, ci sono punti di condivisione. Domani vedremo se si riuscirà a chiudere l'accordo sulla parte legata alla migrazione. Per quello che invece riguarda la parte economica, mi sembra che le proposte italiane sulla crescita, sulla flessibilità, sugli investimenti siano state ben recepite. Domani faremo un ulteriore punto anche come socialisti e democratici a livello europeo per coordinare una serie di proposte che poi credo, a occhio, saranno presentate al Consiglio di giugno. Dunque speriamo finalmente di poter dire che accanto all'Europa della finanza e delle regole c'è anche l'Europa sociale e dei posti di lavoro. Presidente, accanto alla rotta balcanica che ormai è chiusa, c'è la preoccupazione per l'apertura di altre rotte, tra cui anche l'Albania e quindi verso l'Italia. Avete parlato anche di questo? E se sì, che punti avete tratto? C'è stata un'attenzione da parte italiana, da parte di Malta, ma devo dire su questo degli interventi molto buoni di quasi tutti i colleghi, a cominciare dalla cancelliera Merkel, sulle problematiche legate all'Africa, non tanto alla Libia o solo alla Libia. E lì, secondo me, la proposta è sempre quella. Se vogliamo davvero dare una mano per ridurre la immigrazione selvaggia, l'unica cosa è fare investimenti e interventi nei paesi d'origine. E questo cosa significa? Finalmente una politica strategica dell'Europa sulla cooperazione internazionale in Africa, una politica di rimpatri pagati e coordinati dall'Europa e non dai singoli paesi. Tutto quello che da anni diciamo essere una priorità. Si è detto, a parole siamo d'accordo, adesso vediamo se alle parole seguiranno i fatti. E adesso, con il vostro permesso, andiamo a letto, che domani sarà una giornata intensa e impegnativa. La legge che oggi è stata approvata alla Camera, so che vi intriga meno delle dichiarazioni del Consiglio europeo, ma è molto importante. I cittadini devono sapere che in Italia la politica, i politici hanno fatto una legge, devo dire quasi tutti insieme, sulla base della proposta di una deputata PD per ridurre lo spreco. A me sembra una piccola cosa, ma dà il segno e il senso dell'importanza. Anche con le piccole cose si cambia il mondo, si cambia l'Italia. Buonanotte.